A settembre l'inflazione si conferma negativa per il quinto mese consecutivo e di poco più ampia rispetto al mese precedente, portandosi ai livelli del 2015. Nel mese di settembre si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo registri una diminuzione dello 0,7% su base mensile e dello 0,6% su base annua, lo ha reso noto l'Istat. L'inflazione negativa si deve in larga parte alla diminuzione dei prezzi dei beni energetici e dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti. In controtendenza alla deflazione generale salgono i prezzi al consumo del carrello della spesa segnando un più 1%, con un rincaro record del 10,2% per la frutta. Secondo Coldiretti si tratta di una situazione paradossale, perché mentre i prezzi al consumo per cibi e bevande aumentano, quelli pagati agli agricoltori e agli allevatori spesso diminuiscono, con le quotazioni riconosciute ai produttori che in molti settori non coprono più neanche i costi e mettono a rischio il sistema agroalimentare nazionale.